Diabolik è stato arrestato per eccesso di fumetti. Indagata anche la sua compagna Eva Kent. Si festeggiano i 50 anni di James Bond, il miglior agente di tutti i tempi. La band dei Beatles celebra 50 anni, i loro fan li ricordano ascoltando i loro migliori singoli. Wolfgang Amadeus Mozart, dopo 200 anni, come lo ricorda la civiltà moderna? Buongiorno a tutti, io sono Marco. E io Nicole, e benvenuti ad un'altra edizione dei TG dei ragazzi. Oggi parleremo di un grande artista e compositore, Wolfgang Amadeus Mozart. Per dirci Marco, è proprio importante, non trovi? Già, ma non molti la conoscono al giorno d'oggi. Abbiamo allora voluto fare un piccolo sondaggio a diversi tipi di persone. Wolfgang Amadeus Mozart, al suo tempo era la moda dell'estate, ma ora... Chiediamola a una bambina qualunque trovata all'ultimo secondo. Ciao piccolina. Ciao. Come ti chiami? Barbara. Bene Barbara, sai chi è Mozart? No, e non mi interessa. Beh, ti piacerà forse quando sarai più grande? No, non mi interessa niente. Beh, non puoi mai dirlo, non sai ancora come sarà il tuo futuro. Sì, e non mi interessa proprio per niente. Allora Babbo Natale non esiste. Bene, adesso cerchiamo qualcun altro. Chiediamola a questa adorabile vecchietta. Yes. Salve signora, siamo del TG dei ragazzi, lo vede mai? Non so di cosa lei stia parlando! Vabbè, andiamo avanti. Lei per caso conosce Mozart? Lei mi sta chiedendo se conosco il grande Wolfgang Amadeus Mozart? Sì. Ma chi pensa se lo conoscevo? Quel birbantello? Me lo ricordo come fosse ieri. E forse lo era. Come? Niente, Amplifon. Cosa? Niente, prego, prosegua pure con il racconto. Allora, io e Mozart eravamo grandi amici, non che compagni di classe. Sì, vabbè, abbiamo finito con te, nonnetta. Ora chiediamo a questa cara ragazza vestita di nero. Ciao ragazza, e dimmi un po', conosci il grandissimo Wolfgang Amadeus Mozart? Non mi dispiace, io conosco solo il dolore, e il dolore che prova la gente. Mentre soffro ovviamente, cioè io provo compassione, provo dei sentimenti, cioè io capisco ciò che io devo provare, il dolore della gente, ciò che è lei che tutto ciò che comprende, se lei che me che lui è anche questo tipo che posso. Beh grazie comunque, andiamo via va. Allora adesso cerchiamo un ragazzo con un po' più di gioia. Eccolo, ciao ragazzo, stiamo facendo un sondaggio, siamo nel TG dei ragazzi. Sai chi è Mozart? Senti zia. Zia lo dici a qualcun altro. Senti nonna. Io non so chi sia sto Mozart, un nuovo rapper? Non proprio. Vabbè io vado a divertirmi, ciao nonna. Vabbè, e dopo questo emozionante servizio ti restituisco la linea Marco. Bene, grazie del servizio Beatrice. Che dici Nicole? C'è gente strana in giro. Hai proprio ragione Marco, ma non parliamo di questo. Ora abbiamo un altro servizio che ci porterà alle origini di Mozart. In collegamento da Salisburgo, città natale di Mozart, con una speciale sorpresa. Beatrice. Salve, sono qui a Salisburgo, città natale di Mozart. Ci troviamo proprio sotto la sua casa. Come potete notare c'è parecchia gente, ma riesco comunque a parlare. Wolfgang Amadeus Mozart nacque qui al numero 9 della Gartreidas. La famiglia di Leopold Mozart visse tra il 1747 al 1773, nella cosiddetta casa di Hugenag, dove egli nacque. L'appartamento della famiglia Mozart è adibito al museo sin dal 1880. Tra gli oggetti più famosi vi sono esposti il violino di Mozart usato da bambino, il violino da concerto, il clavicordo, il pianoforte a martelli, nonché i ritratti e lettere della famiglia Mozart. Nelle sale, oltre a manoscritti, documenti ufficiali ed effetti personali, sono esposti i ritratti originali degli appartamenti alla famiglia Mozart.
ad esempio il quadro ad olio dipinto dal suo genero Joseph Langer del 1890, intitolato Mozart al pianoforte, strumenti musicali, pianoforte a corda di Mozart. Il 15 giugno del 1880 la Fondazione Internazionale del Museum allestì per la prima volta un museo nella casa natale di Mozart. Ogni anno ci sono dei problemi con il servizio, ci ricollegheremo appena la situazione si sarà calmata. Intanto Nicole, è ora di mandare la nostra inviata speciale per incontrare l'unico e solo Wolfgang Amadeus Mozart! Proprio così Marco, a te la linea Martina. Grazie Nicole, sì, sono qui con Wolfgang Amadeus Mozart, nome di battesimo Jonas Christopher Wolfgang Theophilus Mozart. Salve signor Mozart, voleva tanto sapere come sta qui nella nostra epoca. Beh, purtroppo molte persone si sono dimenticate di me. Io mi domando sempre più frequentemente se veramente valsa la pena di comporre dei pezzi come Sinfonia numero 5 in si bemolle maggiore o Sinfonia numero 23 in re maggiore. Caro signor Mozart, anche se ha più di 200 anni e sembra appena uscito dalla tomba, le sue opere non verranno mai dimenticate. Lei è stato un prodigio fin dalla nascita. Non si ricorda che suo padre la chiamava piccolo genio? Sì, ha ragione. Mi sento molto importante adesso, sa? Comunque, io sono venuta per chiederle delle curiosità sulla sua vita. Beh, mi ricordo che quando ero giovane, per far vedere quanto ero bravo, girava la panca e suonava il contrario. Era proprio un bel vantaggio. Tutti dicono che suo rivale era Antonio Salieri, ma non era anche il suo maestro? Sì, è stato il mio maestro, ma quando sono cresciuto la rivalità è stata inevitabile, perché tutti e due eravamo degli abili suonatori e compositori. Lei e Salieri hanno detto che vi accusavate spesso di plagio, ma è vero? Assolutamente sì. Mi hanno rubato parecchi miei testi, la cosa è del poco inconcepibile. Ok, beh, signor Mozart, la ringrazio di essere stato con noi. Bene, adesso vi ridò la linea a voi in studio. Wow, che emozione conoscere di persona Wolfgang Amadeus Mozart. Deve essere davvero fantastico. Proprio così, Nicole, ora ci colleghiamo con Elena. Grazie, siamo qui con il signor Mozart, che ci presenterà la sua opera principale. Sì, esatto, come ha detto, le presenterò una delle mie opere più importanti, Don Giovanni. A dir poco incredibile, grazie a Mozart e ora sono pure nella tomba. A voi la linea, Marco e Nicole. Grazie Elena, per oggi è tutto. I prossimi appuntamenti sono alle 23 con i TG della notte. Alla prossima! A presto!
be tearing it up, you know. That magic that we got, nobody.